Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Oggi andremo a vedere come si installa PyAudio per Python. Ho notato che ci sono stati tanti problemi per quanto riguarda l'installazione di questo pacchetto, soprattutto nei video dove vado a creare un assistente vocale in Python, e quindi andiamo a risolvere questo problema. Innanzitutto vado ad aprire il terminale di Anaconda. Scrivo conda e apro Anaconda prompt. Successivamente andiamo a creare un nuovo ambiente, quindi conda create meno n prova 123. Ora mi va a creare l'ambiente virtuale, ve lo faccio vedere in questo modo, così partiamo da zero, da un ambiente vuoto, e quindi questo procedimento, se funziona a me, deve funzionare per forza anche a voi. Quindi ora facciamo conda activate prova 123. Ok, se io faccio pip install PyAudio, vedete ora che mi dà dei problemi, no? Quindi innanzitutto io faccio pip install meno u maiuscolo setup tools. Qui purtroppo mi dà problemi di accesso, probabilmente devo eseguire il terminale come amministratore. Ok, conda activate prova 123 pip install meno u setup tools. E infatti ora siamo riusciti ad installare setup tools, cioè in realtà ad aggiornarlo. Ora ci consiglia di aggiornare la pip, quindi questo potete tranquillamente copiarlo. Probabilmente qui ci va Python-m, ok? E abbiamo anche aggiornato la pip. Ora, per installare PyAudio, scriviamo conda install meno c anaconda PyAudio. Gli diamo l'ok. Vedete che sta scaricando tutte le dipendenze, ora ci vorrà un po'. Probabilmente l'errore che dà di solito PyAudio è un errore che proviene, è causato dalle dipendenze. Vedete che ad esempio qui sta installando port audio, e probabilmente PyAudio e port audio sono legati. Quindi ora quasi finito, non dovrebbe dare errori, e poi, infatti vedete, adesso proviamo ad importare PyAudio, quindi scriviamo Python, ok, import PyAudio. Vedete che non ha dato problemi. Quindi con questo metodo siete in grado di partire da un ambiente virtuale completamente vuoto, appena creato, e installare poi PyAudio. Questo metodo deve funzionare. Se vi capitano dei problemi, prima di scrivere qui sotto nei commenti, cercate su Stack Overflow se qualcuno ha già risposto ad un problema del genere. Quindi ragazzi, spero che il video di oggi vi sia stato utile. Nel caso lasciateci un like, scriveteci qui sotto nei commenti per eventuali domande, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati, seguiteci anche sui nostri social come Instagram e Facebook, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!